24 ottobre 1999. È finito da poco il primo convegno al mondo che è stato fatto in attuazione dell'enciclica Fides et Ratio di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, che ha stimolato scienziati, pensatori a riporsi le domande: chi sono, da dove vengo, dove vado. Nell'articolo 56 dell'enciclica, il Santo Papa, Santo Padre, scrive: si nota una diffusa diffidenza verso gli assiomi, gli asserti globali ed assoluti, soprattutto da parte di chi ritiene che la verità sia il risultato del consenso e non dell'adeguamento dell'intelletto alla realtà oggettiva. È certo comprensibile che in un mondo suddiviso in molti campi specialistici diventi difficile riconoscere quel senso totale e ultimo della vita che la filosofia tradizionalmente ha cercato. Non di meno, alla luce della fede che riconosce in Gesù Cristo tale senso ultimo, non posso non incoraggiare i filosofi, cristiani o meno, ad avere fiducia nelle capacità della ragione umana e a non prefiggersi mete troppo modeste nel loro filosofare. Passione per la verità ultima, ansia per la ricerca, audacia di scoprire nuovi percorsi, e ce ne vuole di audacia. Io personalmente, non un'associazione, io sono un filosofo, io ho accolto l'invito del Papa, gli ho scritto ed egli mi ha risposto attraverso la sua segreteria di Stato, mi ha risposto a questa lettera. Datata 26 giugno 1999, con premuroso gesto, ella ha informato il Santo Padre circa lo svolgimento di un prossimo convegno ispirato all'enciclica Fides et Ratio. Sua Santità desidera manifestare cordiale riconoscenza per tale attestato di ossequio e di vicinanza per le intenzioni del Pontefice. E mentre assicura un ricordo nella preghiera, sì, la preghiera del Papa, invia volentieri, a lei e alle persone care la benedizione apostolica. Con sensi di distinta stima mi confermo, Monsignor Pedro Lopez Quintana, assessore. Qui il problema era far capire innanzitutto quando si realizza un vero incontro tra la fede e la ragione. E la prima parte della manifestazione, del convegno, lo ha dimostrato non con parole, ma con fatti, perché sul banco degli invitati la fede cattolica, che ha promosso l'incontro Fides et Ratio per mano di Sua Santità, che ha detto incontriamoci, fede e ragione, incontriamoci. Allorché la ragione ha promosso l'invito, la ragione non è riuscita a trovare un rappresentante solo della fede cattolica, nonostante inviti reiterati
fatti a tutti i livelli, disposto a presenziare come rappresentante della fede a questo incontro, il che è veramente non riesco a trovare il termine esatto per esprimerlo. Potrei dire mostruoso, scandaloso, ma sono termini che a me, proprio per temperamento, non va di attribuire alla fede cattolica. Io direi che qui c'è stata soprattutto una poderosa incomprensione, dettata da non so quali mai motivi, perché quando Sua Santità invita espressamente nel punto 56 dell'enciclica a stimolare, non posso non incoraggiare, i filosofi, cristiani o meno, ad avere fiducia, cristiani o meno, e dice che è la fede che provoca la ragione di tutti, dei cristiani o meno, a uscire dall'isolamento, e la ragione tenta di uscire dall'isolamento. E poi dice: la fede si fa così, avvocato convinto e convincente della ragione. Io mi sento di gridare: dove è la fede? Ecco, in questo convegno la fede, quella autentica, è stata presente. Chi l'ha espressa?